Se è vero che il rapporto tra Volkswagen e il gasolio è stato negli ultimi anni poco edificante, leggi Dieselgate, lo è altrettanto il fatto che la casa di Wolfsburg abbia agito per recuperare immagine e sostegno dell'opinione pubblica. Motori più puliti e tecnologici sono stati la ricetta principale di questo lavoro e il 1006 TDI che oggi debutta sulla T-Roc ne è la prova più recente. Il motore che equipaggia la T-Roc sviluppa 115 cavalli di potenza e 250 Nm di coppia massima, disponibili praticamente a fil di gas, tra 1750 e 3200 giri. Il tutto è abbinato alla trasmissione manuale a 6 rapporti. Un'unità che assicura agilità e prestazioni brillanti in ogni condizione, dal traffico cittadino ai lunghi trasferimenti autostradali, a fronte di costi di gestione contenuti e bassi consumi, in virtù della presenza di serie del nuovo catalizzatore SCR. Insomma, tutte soluzioni volte a rendere la Volkswagen T-Roc 1006 TDI rispettosa delle nuove normative Euro 6. Un motore, quello diesel, che anche se sempre più osteggiato da questo o quel sindaco, contribuirà a consolidare il successo del compatto crossover che dal debutto ad oggi, in appena 9 mesi, ha visto immatricolare solo in Italia oltre 20.000 pezzi.